Un 3-3 amaro dunque, mister Viggiano, per il Rio Nero contro il Futsal P5 Palermo. Ah, mi dispiace perché abbiamo fatto, oggi ho visto una squadra viva, ma l'avevo già detto un po' di tempo fa, questa è la strada giusta, purtroppo non ci gira neanche bene, abbiamo preso poi 3 gol, i primi 2 è impossibile, da fallo laterale, ci siamo difesi troppo bassi, non siamo usciti a tempo lì, poi pure la deviazione, insomma. Non ci sta girando bene, però dobbiamo continuare su questa strada, questa è la strada giusta. Io credo che, anzi, stiamo seminando bene, poi la raccoglieremo nel proseguo. Sicuramente una partita sfortunata, visto il pallo di Monaco a pochi secondi dalla fine. Vabbè, anche loro hanno perso la traversa, il portiere loro ha fatto sicuramente più parate, però questa è una squadra, comunque abbiamo giocato in una squadra tosta, organizzata, che giocherà più calcio a 11 che a calcio a 5, veramente, però purtroppo la classifica dice questo, hanno 20 punti, quindi onore e merito, ecco. Il pareggio però non smuove la classifica del Rio Nero. Non smuove la classifica, no, se non facciamo punti in casa, anche se giocavamo con Real Madrid oggi dovevamo fare i punti in casa, però purtroppo che posso dire, ragazzi, si sono impegnati fino alla fine, l'avete visto anche voi, è stata una bella partita, una partita a ritmi sostenuti, ma l'abbiamo fatta sempre noi la partita, quindi questa è fuori discussione. Ripeto, non voglio essere ripetitivo, però questa è la strada giusta. Oggi abbiamo giocato con più personalità, più pressione, più intensità, non posso chiedere altrimenti alle ragazze, purtroppo sono mancati solamente il risultato positivo, vedremo nel proseguo, restano 2 partite, speriamo di fare punti in queste 2 partite, anzi dobbiamo fare punti assolutamente, domenica prepariamo il derby di Salandra e poi dobbiamo vincere in casa con le Formiche. C'è però un problema, molti tiri, poca concretezza. Purtroppo il leitmotiv di quest'anno, un po' come l'altro anno, ci arriviamo lì, creiamo, tiriamo, magari certe volte non siamo convinte, certe volte invece si mette un po' la stanchezza, un po' l'imprecisione, la poca brillantezza, però sinceramente è una squadra che io credo che abbiamo fatto 20 tiri in porta oggi, quindi è tutto dire. Cioè. Su che cosa lavorerete in questa settimana, in vista della prossima partita? Ma noi siamo adesso, la squadra è amalgamata secondo me, quindi voglio dire dobbiamo trovare più compattezza anche dal punto di vista fisico, comunque siamo stati fino alla fine lì a cercare di vincere la partita. Ripeto, abbiamo tentato in tutti i modi di vincere la partita, questa è la mia squadra, questa è la squadra che mi piace, questa è la squadra che mi assomiglia, con grandissimo carattere, con grande abnegazione e con grande grinta, i risultati verranno, dobbiamo avere un po' di pazienza, certo io sono rammaricato per il risultato, come lo sono anche le ragazze, sembrano che hanno perso 3-0 praticamente, quindi è tutto dire, la loro voglia è tanta di venire fuori da questa situazione. In questa squadra forse manca un attaccante? Ma in questa squadra possono segnare tutte, sinceramente. Rossella Castellano ha fatto 8-9 gol, non mi ricordo, ma credo che ne avrebbe avuto già 15-16 con un po' più di fortuna. Non credo che sia questo il problema, credo che dobbiamo migliorare nelle conclusioni e nella finalizzazione. Anche l'ultimo passaggio, dobbiamo dare la palla più a tempo ecco, per le giocate, soprattutto sul secondo palo dove si fanno sempre i gol a calcio a 5. In compagnia del presidente Di Lucchio, allora presidente, è un po' deludente questo pareggio? Deludente sì, perché la vittoria si è vista, occhi chiusi, la meritavamo. Le ragazze hanno giocato fino all'ultimo secondo con il palo che abbiamo avuto con Michela. La partita è stata combattita, le ragazze hanno dato tutto, è vero c'è stata un po' di disattenzioni, ma perché si è vista, la tensione della partita si è sentita. E infatti il risultato, ho detto, un pareggio va bene per stretto, per un punto, però la vittoria è importante anche per il morale della squadra all'interno dello spogliatoio e pure a livello societario. Siamo costretti in questo periodo a subire un po' di sfortuna come a Locri, come lo Stigliano, e vabbè, lo Stretto non c'è da discutere, ti ho detto, ultimamente sta andando tutto storto, però stiamo cercando di lavorare sugli errori e capire dove migliorare, stiamo cercando di portare a termine un'ottima squadra con il calcio mercato che stiamo aprendo adesso. Oggi ci serviva questa vittoria, come dico, va bene, il pareggio accettiamolo, speriamo che da domenica a Salandra, che è un derby, vediamo cosa esce da là. Presidente, ma che cosa ha pensato quando Monaco ha preso il palo nell'ultimo minuto? Mi stavo strappando quei pochi capelli. Ho pensato, ho detto, ultimamente sta andando un po' storto, un po' di sfortuna ci sta, ci sta per,
è stata addosso, non lo so per quale motivo, le ragazze stanno giocando bene, dai, fisicamente ci stanno, un po' abbiamo recuperato qualche infortunio, però la squadra sta girando, a me dispiace per loro perché nello spogliatoio quando non arrivano i risultati le ragazze sono demotivate, capito? Poi è normale, invece quando c'è una vittoria, un risultato, lo spogliatoio è più allegro, anche come lavori diversamente, invece qua una sconfitta, un pareggio che non l'accetto, però... accettiamo perché è meglio pareggiare che non perdere, perché la classifica adesso si è fatta corta. Il problema è che non ci siamo distanziati, la prossima arriva il Salandra, una partita altrettanto difficile. Sì, Salandra, un derby contro una squadra molto attrezzata per il playoff, per la Coppa Italia e il campionato. Vabbè, noi ce l'andiamo a giocare, non penso che siamo una squadra di poco, ti ho detto, ce la giochiamo come il Salisco, lo Statte, con l'Ocri. Siamo una squadra che gioca bene e a Salandra vediamo quello che riusciamo a concludere. Sul mercato su che cosa opererete? Su quale reparto? No, non so, stiamo ancora lavorando, vediamo quello che stiamo vedendo, su cosa offre il mercato, se arriveranno una, due ragazze, vediamo un po'. Perché a livello economico ci sono tante ragazze che costano tanto, noi non ci possiamo permettere di questo budget, però cerchiamo di prendere una ragazza, due ragazze per migliorare a livello tecnico tutto qua. In compagnia di Antonella Zaccagnino, allora Antonella, un pareggio che non vi lascia soddisfatti? Lascia la mare in bocca per le occasioni che abbiamo avuto, loro hanno fatto 3 gol su 3 calci da fermo, insomma, e quindi rimane la mare in bocca e il rammarico, però andiamo avanti. Su che cosa bisogna lavorare in settimana? Ma penso che l'atteggiamento sia quello giusto, perché la partita l'abbiamo fatta noi e siamo un po' sfortunati ultimamente sui rimpalli, pali, insomma, speriamo che la fortuna giri la prossima partita. Con il Salandra una partita difficilissima. Un campo difficile, sono parecchi anni che sono in Serie A loro. Hanno esperienza, hanno parecchi giocatrici di talento e sarà dura, però noi ci proviamo. Facendo un primissimo bilancio, siamo in debito con la fortuna? Sì, assolutamente sì, penso che meritavamo di avere più punti, però questo è il calcio e speriamo che andrà meglio la prossima volta.